diretta dal Blues Arena Valentino Village in Puglia, Luigi Santarelli e Enrico Galletti, ma apriamo il collegamento con Milano perché c'è Giusy Legrenzi, buongiorno. Buongiorno, buongiorno ragazzi, buongiorno Enrico, buongiorno Luigi, naturalmente buona settimana, buon inizio di estate pugliese per quanto vi riguarda. Devo dire che questa versione Summer Young mi piace moltissimo perché è estate e giovane, no? Summer Young. No, su Summer credo che siamo tutti d'accordo, sullo Young. Ragazzi, vediamo. Voi due assieme non fate Giuliani, ve lo dico, è per età. Però va bene, comunque. Per età, questa è la cattiveria. Per età, ovviamente. E naturalmente c'è con noi anche Davide Giacalone, che salutiamo. Buongiorno Davide. Buongiorno, a difesa degli anziani, del loro maggiore valore, oltre diciamo così, che la numerazione sul documento di identità. Grande, grandissimo. Andiamo sulle prime subito dei quotidiani, così uno sguardo veloce proprio ai titoli d'apertura: Repubblica, riforma e sudore alla svolta, Corriere, la linea di Conte, subito i progetti, spese responsabili, tantissima Juve naturalmente su tutti i quotidiani, non soltanto su quelli sportivi, e naturalmente anche sulla Stampa, che è proprio il quotidiano torinese. Ma dalla Stampa andiamo in apertura per sottoporre il primo tema a Davide: l'effetto smart working brucia 250 milioni al mese. Cerchiamo di capire un po' che cosa significa questo e perché la Stampa ha deciso di aprire con questo titolo. Perché l'idea, cioè questa idea di lavorare da casa, che è un sistema di lavoro, però diciamo la verità, ce ne siamo tutti quanti un po' accorti durante i mesi del blocco totale, quindi la necessità di poterlo fare da casa. A quel punto, diciamo così, oltre ad alcune conseguenze di costume, comprese il pigiama e le ciabatte per gran parte della giornata, ci sono anche delle conseguenze economiche, e cioè la gente esce meno di casa, ci si sposta di meno, la riunione non si fa più andando da Roma a Milano anziché a Napoli o a Palermo, e si fa online, e questo porta a spendere meno soldi, e quindi ci sono settori che ne soffrono, come per esempio le ristorazioni nei centri dove c'era la maggior parte dei lavoratori che rimangono a casa. Questo è il titolo che fa la Stampa, quantificando per l'appunto in all'incirca 3 miliardi l'anno di soldi che si perdono. Sempre oggi, se andate su Repubblica, trovate smart working, l'Italia se desta, ma siamo fra gli ultimi in Europa. E allora, lo facciamo troppo o lo facciamo poco? La verità è, lo famo strano, nel senso che l'abbiamo fatto come risulta per impossibilità di muoversi. In realtà quella è una roba che va organizzata, va fatta bene. Certo, si risparmiano dei soldi, che significa che aumenta la produttività, e quei soldi, la produttività che aumenta fa crescere la creazione di ricchezza, e la creazione di ricchezza ti porta ad andare al ristorante anziché per mangiare l'insalata varia con l'uovo e il tonno all'ora di pranzo, o per chi ha le abitudini alimentari più significative, il bucatino, o ci va invece la sera. Se ragioniamo nei termini dell'economia indotta dalla presenza dei lavoratori, e allora dobbiamo ringraziare il cielo che esista la burocrazia sfaccendata, perché così aumenta la pausa caffè e il viaggio verso il bar della brioche. C'è anche quella economia. L'importante è che tutto questo produca ricchezza e non solamente sia il consumo da parte dei lavoratori. Quindi dobbiamo fare molto più lavoro intelligente, ma dobbiamo fare molto più lavoro anche, diciamo, spostandoci meno, ma questo dobbiamo farlo producendo più ricchezza, con contratti di lavoro che consentano le questioni umane, cioè che non ci sia una sorta di schiavitù digitale, e al tempo stesso naturalmente cercando di controllare noi stessi, e anche stando da casa, diciamo, di indossare, come diceva Machiavelli, abiti curiali e talari per andare a leggere e lavorare, perché in effetti sì, il pigiamone e la ciabatta tutto il giorno hanno un'idea di tristezza che va abbandonata. Sono le 7:16 minuti, la seconda ora di Non Stop News su RTL 102.5 con Luigi Santarelli, Giusy Legrenzi e Enrico Galletti. Davide Giacalone collegato con noi per la rassegna stampa. Allora, la prima di Repubblica, che oggi apre con un'intervista a Fabio Panetta della Banca Centrale Europea. L'Italia deve essere responsabile, dice, faccia le riforme senza dimenticare il Sud. Qualche giorno addietro aveva rilasciato un'intervista il ministro De Micheli, assicurando che dei fondi europei, che non è che sono immaginati come il pozzo di San Patrizio, ragazzi, quella roba lì ha delle condizioni, sarà bene dirlo adesso perché sennò poi
c'è gente che rimarrà scioccata. Ma insomma, c'è dei fondi europei, il 40% lo investiremo al sud per compensare gli squilibri. Io che sono un uomo del sud lo considerai pessima questa idea, non mai, mai più investire per aree geografiche. Bisogna investire laddove si crea ricchezza, perché se investi a compensare gli squilibri e non ci riesci, butti via i soldi e crei miseria, che è l'ultima cosa di cui il sud ha bisogno. Oggi Fabio Panetta della Banca Centrale Europea, ovviamente italiano, dice una cosa invece molto più interessante. Lui dice che quei soldi vanno, intanto bisogna fare le riforme, cioè bisogna cambiare il modo in cui noi siamo organizzati, ma non è solamente la burocrazia, la giustizia. È inevitabile, poi possiamo anche rifiutarlo, ma dobbiamo mettere mano al cosiddetto stato sociale. La leva demografica è quella, non è pensabile che uno ignori queste cose. Poi dice Panetta, l'Italia, l'economia italiana ristagna da decenni, abbiamo mancato l'appuntamento con la rivoluzione tecnologica e abbiamo investito poco nella formazione del capitale umano. Io segnalo che siamo gli unici in circolazione che ancora discutono se come riaprono le scuole, e abbiamo stabilito che riaprono il 14 perché chiudano poi il 18. Questa è roba che crea miseria. Per quel che riguarda il mezzogiorno, dice Panetta, dobbiamo pensare a una forma di agevolazione fiscale, di fisco agevolato per il mezzogiorno. Questo sì che è corretto, ma perché? Perché non, quando pensi al fisco agevolato per il mezzogiorno, non pensi all'aiuto per un'area, pensi alla maggiore possibilità di produrre con minori costi per tutto un sistema produttivo che non è solo italiano ma è anche europeo, per attirare anche investimenti da fuori. Questa è una strada ragionevole e si spera che ci sia anche la competenza per poterla seguire. Davide, allora ci spostiamo sul Corriere della Sera, siamo nelle pagine interne, l'editoriale di Angelo Panebianco. Ora serve un'Europa che sappia emozionare. È giusto interpretare l'accordo sul Recovery Fund come una vittoria, tuttavia è lecito avere dubbi sul fatto che il cammino dell'integrazione possa riprendere. Sì, è interessante, poi è bello essere emozionati nella vita. Io mi domando se questa richiesta di emozioni, perché l'Europa emozioni, sia ragionevole. Diciamo, lo scherzo dell'impaginazione fa sì che nelle pagine interne del Corriere della Sera ho trovato un bel pezzo di Nicola Saldutti che ricorda un grande italiano, un grandissimo italiano molto poco conosciuto e ricordato, che è Ernesto Rossi. Ernesto Rossi, europeista convinto ed emozionante, si era fatto 20 anni di galera, cioè già era stato condannato a 20 anni di galera, ne ha fatti 9. Questo pezzo è le lettere che mandava a Stefano Siglienti, all'epoca presidente dell'Associazione Bancaria Italiana, e chiedeva soldi per il Movimento Federalista Europeo. Cioè, emozionava, certo che emozionava, eravamo usciti dalla guerra, ma che bisogna avere per necessariamente le disgrazie per emozionarsi? Cioè deve arrivare un cataclisma perché così poi dopo uno si emoziona per la ricostruzione. Nelle cose, quando le cose vanno bene, e le cose sono andate bene all'Unione Europea, la ricchezza è cresciuta. Per la miseria, la difesa ragionevole degli interessi razionali dovrebbe essere più bello che la suscitare le emozioni che muovono il sangue e gli umori dei popoli, perché quella roba lì spesso porta male. Vorrei ricordare, fra l'altro, che ieri Goldman Sachs ha avvertito gli Stati Uniti che la gestione della pandemia da parte dell'Unione Europea è stata migliore di quella degli Stati Uniti e che la crescita per il 2021 è prevista dalle nostre parti europee, purtroppo non solo italiane, il doppio di quello che è negli Stati Uniti. Io lo trovo emozionante. Non so, perché probabilmente c'è gente che sta troppo bene e si emoziona troppo poco. Infatti. Grazie. Naturalmente tra pochissimo torniamo con Davide Giacalone e con la rassegna stampa. Buongiorno, oggi è lunedì 27 luglio, un sacco di 7 in questo momento, speriamo porti bene a qualcuno. Torniamo sui quotidiani perché c'è questa storia, una storia che è durata 10 anni. Stamattina ne parla appunto il giornale. Riabilitato il sindaco, il suo KO aprì le porte al Movimento 5 Stelle. L'ex sindaco di Parma, Pietro Vignali, che ha ottenuto la riabilitazione dal tribunale, e questa è una vicenda giudiziaria che è durata ben 10 anni, è iniziata appunto nel 2010. Davide.
Ed è quel classico genere di storie a cui non bisogna fare l'abitudine. L'ex sindaco Vignali ha ottenuto la riabilitazione relativa a un patteggiamento che fece in quella tempesta giudiziaria in qualche modo, come spesso capita in questi casi, sotto in stato di necessità. Su tutto il resto delle accuse che erano state rivolte al sindaco, all'allora sindaco che si dimise nel 2011, sono tutte sfumate in giudizio. Ora, al di là di poi come sono andate le elezioni, il punto qual è? Che uno, la prima cosa che pensa, dice: ah, poveraccio, sto qua, gli hanno rovinato la vita. Non è che è il problema soltanto questo, il problema per esempio è l'avere rovinato la vita civile, l'avere cambiato alcuni protagonisti politici, che è un danno per i loro elettori e anche per gli elettori che non li hanno votati, perché hanno diritto di batterli nelle urne, non di vederli abbattere dalle inchieste. Il pubblico ministero che mise su questa inchiesta si è poi lui candidato alle elezioni politiche. È proprio, diciamo, il paradigma del male nel quale ci dibattiamo da molti anni, ripeto, cui non bisogna fare l'abitudine, perché è una delle cose che tiene il paese inchiodato alle sue arretratezze. Davide, la prima pagina del Sole 24 Ore di oggi: contribuenti traditi dal fisco 600 volte in 20 anni. Lo statuto, nato il 1 agosto 2020 a garanzia dei cittadini e imprese, è stato subito derogato. Sì, anche noi ci siamo in questi anni qualche volta lasciati andare a dire: ma scusate, ma non c'era lo statuto del contribuente? Sì, c'è lo statuto del contribuente, ma è un po' il discorso che facevamo adesso a proposito di Vignali in campo penale, vale anche per la giustizia in campo civile. Che ce le scrivi a fare le cose nelle leggi se poi non c'è un posto dove puoi ricorrere e vincere avverso la violazione della legge? Allora, lo statuto del contribuente in buona sostanza era una roba che diceva, che dice, perché è ancora in vigore, fa 20 anni, e dice che le leggi fiscali devono essere chiare, devono essere facili applicarle, che il fisco deve essere amico del cittadino, nel senso di collaborare, che l'errore materiale è un errore, non è che è un reato, una cosa grave, e che bisogna cercare in qualche modo di convivere e svilupparsi. Dopodiché tu vai a guardare le norme fiscali che vengono emanate e non ci capisci un H. Devi pagare qualcuno che ti aiuti, e non è detto che ci riesca. La fine della settimana scorsa commentavamo la possibile sciopero dei commercialisti, non perché non ci riescano a capire, ma perché non ci riescono più a stargli appresso. Avere tutte quelle scadenze fiscali è l'opposto di uno statuto del contribuente. Quindi allora abbiamo bisogno non tanto adesso dell'ennesima trovata per scrivere la cosa bella. La cosa bella non la sanno scrivere tutti, ma la sanno già, diciamo, raccontare in troppi, se la mettiamo su questo piano. Bisogna poi rendere efficaci le cose, altrimenti, sempre, diciamo, in periodo estivo, rimane Alessandro Manzoni, che è il primo capitolo dei Promessi Sposi, sta sempre là, cioè le gride che servono a gratificare chi le fa, naturalmente gli altri se ne fregano. Grazie a Davide Giacalone, appuntamento a domattina a 7:15 per la rassegna stampa. Grazie a voi e buona radio a tutti.